Beh, quando si parla di legalità, Mr. Zeman è sempre in prima fila e questo è un evento, insomma, per dare modo agli studenti, per confrontarsi, no? E vediamo con i ragazzi come andrà. La legalità penso che è la base di tutto quello che si fa sui campi, nelle palestre. Mister, quanto è importante oggi secondo lei il ruolo della scuola in un momento così particolare come quello che viviamo? È il ruolo della scuola. Io penso che scuola deve dare le basi per poter andare avanti nella vita e quindi porre le basi per proseguire poi nella vita normale. Ovviamente diventa inevitabile parlare anche di calcio. Mr. Zeman e il Foggia si sono detti addio, però Mr. Zeman continua a rimanere a Foggia, una città alla quale è legatissimo. Ma anche lì non è che ci siamo dati addio, io sono tesserato fino al 30 giugno e quindi sono a disposizione, poi che non ho voluto proseguire l'esperienza purtroppo perché io e presidente non siamo compatibili e quindi è inutile continuare, io vedo calcio in una maniera, lui lo vede in altra e quindi... Mister, un foggiano però a Pescara sta provando a portare imprenditori e un foggiano potrebbe poi insomma in qualche modo indirizzare anche la sua prossima esperienza lavorativa? Ma non lo so, io per ora non penso al futuro, io ripeto fino al 30 giugno sono vincolato, poi mi si dice che sono vincolato anche per il prossimo anno, ma non ho intenzione di continuare così calcio a Foggia.